Come tutti ricordo molto bene dove fossi l'11 settembre. Mi trovavo in ufficio e una segretaria mi allertò e mi disse di guardare la televisione. Cominciai a guardare le immagini quando ci fu il primo aereo e in quel momento lì tutte le ipotesi si affastellavano: un incidente clamoroso, fortuito, un attacco, un attentato. Al momento del secondo impatto, a quel punto lì fu chiaro che non poteva trattarsi di un incidente e che si trattava di un qualcosa di ben più grave. In quel momento credo che c'era un'incredulità quasi, c'era lo sgomento, c'era la confusione più forte, e ora noi ricordiamo col senno di poi, facciamo una proiezione di tutto quello che abbiamo saputo nei momenti successivi, ma credo come tutti rimanemmo incollati alla televisione finché non ci fu il crollo. Sì, senz'altro, nonostante tutto quello, fu chiaro che quello era un frangente della storia, che in quel momento era accaduto un qualcosa che avrebbe cambiato i destini del mondo e dell'umanità, come in realtà ha fatto. Forse non fino al punto nel quale pensavamo allora, ma sicuramente allora ci fu una sensazione di grande insicurezza, di timore e di preoccupazione.